Bella Ghost, sono Sam Fisher e bentornati sul mio canale. Rieccoci tornati su Ghost Recon Breakpoint per una missione a fazione. Spero che duri poco come missione. Anche se sinceramente in questo avamposto ci stanno parecchi nemici, c'è parecchia gente. Comunque, questa è l'interfaccia, questa è la missione. New Argyle, controllo delle risorse. Hacker al computer di controllo dell'Azrael. Area operativa Scarba Valley, nord-est. Azrael trovato. Centro impacchettamento cibo. Ok. Allora, Ghost, questo. Allora, ragazzi, questo è il mio Ghost. Come potete vedere. Guardate, ve lo faccio vedere meglio. Ok, eccolo qui. C'ho il visore notturno incorporato col casco. Le cuffie, sto usando l'MK17 Ghost Recon Future Soldier, che sarebbe l'arma che si sblocca con la Special Operation di Ghost Recon Future Soldier su Ghost Recon Wildlands, e poi come fucile d'assalto barra cecchino sto usando questo G36C Scout, che ho sbloccato tramite Ubisoft Club. E se devo dire la verità, mi ci trovo bene come arma. È buona. E soprattutto anche l'MK17, che a parte esteticamente che è davvero spettacolare, con il simbolo, il teschio dei Ghost, verde, nero, insomma, con questi colori sgargianti, è davvero niente male come estetica dell'arma. E soprattutto anche come arma, l'MK17 è una buonissima arma, mi ci trovo molto bene. E poi come pistola sto usando la 5.7 USG, che praticamente si sblocca in Ghost Recon Breakpoint per aver completato l'operazione Watchmen, ovvero l'operazione, la Special Operation 1 di Ghost Recon Wildlands, ovvero la missione di Sam Fisher di Splinter Cell in Ghost Recon Wildlands, del mio grandissimo Sam Fisher, che sto ancora aspettando che ritorna nel mondo dei videogames, ma sono convinto, ragazzi, che ritornerà più forte di prima. Lui e Splinter Cell spaccheranno i culi, spaccheranno proprio sicuramente. Ne sono sicuro. Vabbè, a parte questo, ragazzi, sto usando, come potete vedere, la classe Pantera, perché io sono un player totalmente stealth, che amo giocare in modo completamente stealth, o almeno ci provo. Anche se devo dirvi, ragazzi, che intanto iniziamo ad avvicinarci, anzi facciamo una ricognizione col drone. Stavo dicendo, in Ghost Recon Breakpoint è molto difficile giocare stealth, completamente stealth. Guardate, in certe partite, in certe occasioni ci riesco a giocare stealth, però altre volte non ci riesco. Guardate, in altre partite, tipo l'ultimo video che ho fatto su Ghost Recon Breakpoint, intitolato Sam Fisher è ritornato, in quel video ho giocato a difficoltà estrema, la massima difficoltà. Non ve l'ho fatto vedere. Per non far venire il video troppo lungo. E comunque facciamoci sto bel giro col drone. Ci sta un po' di gente, come vedete. Allora, intanto marchiamo tutti i nemici che vediamo. Lì c'è una cassa. Ok, dopo la prendo. Magari quando ho finito il video, con calma, me la prendo. Vediamo se ci sono cecchini sui tetti, però non li vedo. No, non li vedo proprio. Qui dietro chi c'è? C'è qualcuno? Non mi pare. Ok, qui c'è il cecchino che ho marcato prima. Oh, ecco, ne abbiamo marcato un altro. Sì, ci stanno un po' di nemici, però se devo dire la verità pensavo e mi aspettavo che ce ne fossero ancora di più. Vabbè dai, meglio così, speriamo di farla stealth, ragazzi, almeno io ci provo, eh. Poi se mi scoprono inizierò a giocare alla Rambo, per forza. Però certo, se mi scoprono
Ok, intanto avviciniamoci. Se mi scoprono, io aspetto un po' di svanire nel nulla e poi ricomincio a giocare stealth. Comunque vi faccio vedere la difficoltà a cui sto giocando, che è regolare, così almeno insomma lo vedete. E non è che posso dire che gioco estrema quando poi gioco a regolare. Ecco, come potete vedere è regolare. Sto giocando a regolare perché a estrema mi sembra ancora troppo difficile. E poi ragazzi, io sto giocando a Ghost Recon Breakpoint da poco, non dal day one. E sì, l'ho comprato al day one, però non ci sto giocando dal day one. Quindi poi comunque ci gioco poco e non ci gioco tanto. E per giocare in maniera totalmente stealth a Ghost Recon Breakpoint ci si deve giocare abbastanza. Ho visto certi player su YouTube che cazzo qui mi stanno scoprendo, cavolo. Dicevo, ho visto certi player su YouTube che sono davvero abili, hanno del talento nel giocare stealth, non so come fanno. E certi giocano pure a livello a difficoltà estrema. Allora, io direi qui di sdraiarci proprio. Intanto mi metto la siringa se per caso mi dovessero scoprire e mi dovessero ammazzare, cioè non ammazzare, però ferire in particolar modo da usare la siringa. Intanto questo lo uccidiamo subito. Cazzo, sparo sentito, che cavolo. Oh, ma è veramente difficile giocare stealth. Vabbè, rimaniamo stealth. Ok, ha visto il cadavere. Cadavere trovato. Ok, questo lo uccidiamo subito prima che se ne accorga. Prima Ragazzi, facciamo. occhi aperti, credo ci sia qualcuno. Ok, non c'è nessuno, maledetto. Stai zitto e non avvertire nessuno. Se no ti vengo a prendere a casa te e tutta la tua famiglia. Niente, mi hanno scoperto, ragazzi. È difficile giocare stealth qui. Vabbè, non è il segnale rosso, il simbolo rosso. Sono ancora. Stanno in allerta, sono gialli. Allora. Comunque poi, ragazzi, io ho cambiato nome del canale. Praticamente prima ero Luca 7392. Ok. Madonna, quanta gente qui. Vabbè, qui mi scoprono sicuramente. Madonna, cosa ho fatto ragazzi? Uccisione vista. Ok ragazzi, ho fatto qui una bella cosa. Non mi sono fatto ancora scoprire. Scar credits 20, prendiamo le munizioni qui. Ok. Vi stavo dicendo, ho cambiato nome al canale. Prima ero Luca 7392. Ho cambiato nome al canale perché per vari motivi. Principalmente perché voglio essere. Oddio, qui c'è qualcuno che mi sta scoprendo. Morto, ok. Sparo sentito. Ok, vabbè, mo verranno. Dicevo, ho cambiato nome al canale perché qui mi scoprono sicuro. A volte riesco a giocare stealth, però lo stealth dura poco. Chiamata rinforzi. Niente, mi hanno beccato. Oh no, ancora non. Stanno, sono sempre gialli. Oh, non riesco a finire il discorso di prima, ragazzi. Ok, morto. Dovrei uccidere quello col simbolo che sembra il wifi. Perché sennò chiama rinforzi. Tutti in ascolto, è stata il. Morto, grande. Grande, dai. Dicevo, sono Luca 7392, prima il mio canale aveva questo nome. E l'ho cambiato perché mi piace troppo Splinter Cell e Sam Fisher. E quindi ho voluto cambiarlo assolutamente. Per fortuna l'ho potuto cambiare senza crearmi un nuovo canale. Ok, qui bella uccisione corpo a corpo furtiva, non mi ha visto nessuno. Stanno arrivando i nemici. Nel frattempo io mi avvicino. Aspetta. Che mi sta scoprendo questo. Qui c'è un altro. Cazzo, vabbè. Ok, ragazzi, rilevamento visivo. Mi hanno ufficialmente scoperto. Maledetto. Chi è che mi spara? Il Juggernaut, quello grosso?
No, aspettate. Qui ce n'è uno. Preso, ok. Lo stai. Ok, li ho uccisi. Comunque dicevo, sono Luca 7392, l'ex Luca 7392, ho cambiato nome al canale, ragazzi. Quindi per chi mi seguiva prima, sono sempre io. Ho cambiato banner del canale, nome del canale. Aspettate che qui ho aggirato il computer. Sì, difendi l'obiettivo della Sentinel, sempre se non mi uccidono prima. Guarda sto maledetto figlio di una buona donna. Direi di curarmi comunque, oh. Prima siringa usata. Ok, dice difende l'obiettivo della Sentinel. Dalla Sentinel, scusate. Mi dispiace ragazzi che non sono riuscito a giocare stealth. Però è proprio difficile, non ci riesco. Sono più le volte che non ci riesco che le volte che ci riesco. Però vabbè dai, alla fine mi diverto molto anche non giocando stealth. Cazzo. Pure ragazzi, vedete, sto giocando a difficoltà regolare, però è proprio difficile il gioco. Perché quando chiamano i rinforzi, vengono proprio a flotte. Ne vengono tanti, questi maledetti. Ok, mancano quasi 50 secondi. Qui ho preso altri crediti skill, buono, ok. La cosa che mi piace di costare con Breakpoint è che ogni giorno mettono nuove missioni a fazione. E tu comunque puoi sempre fare missioni nuove. Riguardo invece la storia, Ghost io ancora non l'ho finita. Me la sto godendo piano piano, non sono come tanti player che si sputtanano subito il gioco, che se lo bruciano subito, insomma. Ok, qui ci stanno ancora nemici. No, io i giochi che calcolate che me li faccio durare il più possibile, perché comunque faccio il ragionamento, cazzo, ci spendo i soldi. Se me lo finisco in una settimana, in un giorno, in un mese, che senso c'ha poi? Cioè, veramente. Missione completata comunque, ragazzi, dai. Ok, ora cazzo, ripulisco l'area prima che mi uccidono. Ok. C'è qualcun altro che mi stava sparando, infatti. Dai, comunque, se devo dire la verità, anche se mi hanno scoperto e poi ho giocato la Rambo, non sono mai morto e me la sono giocata abbastanza bene, dai. Il mio obiettivo è incostare con Breakpoint e cercare di giocare il più stealth possibile. Dai, che sono svanito. Comunque ragazzi, io gioco fin da quando sono piccolo. Ho sempre giocato alla PlayStation, gioco anche al computer, all'Xbox 360 o alla PS Vita. E non gioco a Nintendo, non ho mai comprato console Nintendo, diciamo che senza diciamo. Sono sonaro a vita, ragazzi. Aspettate che mi sistemo meglio il microfono, scusate, Ok, che se no mi cascava dall'orecchio. A posto, ho fatto. Ok, ripulisco la zona. E poi tra poco finisce il video. Lo chiudo che non voglio fare video troppo lunghi, insomma. Vediamo se ci sta qualche altro nemico in giro. Così ce li leviamo. Aspettate che mi prendo una cassa. Aspettate che cambio orecchio, ragazzi. Scusate che ho il microfono nell'orecchio destro, però mi sta cadendo. Lo devo mettere nell'orecchio sinistro che non mi cade di solito. Ok, ragazzi, rieccomi. Ho cambiato orecchio, ho messo il microfono, la cuffia nell'orecchio sinistro. Non so perché, ma nell'orecchio destro mi cade la cuffia. Non capisco perché. Vediamo che c'è in questa cassa. Il P90, ok, buono dai. Però io uso sempre le stesse armi perché mi piacciono proprio esteticamente.
A me un'arma, anche se è forte, però se esteticamente non mi piace non la uso. Non lo so, magari a voi può sembrare un ragionamento che non convince, però io insomma sono fatto così, ragazzi, che vi devo dire. Comunque mi sa che ho ucciso tutti, eh. Non c'è più nessuno qui. Qua che dice? No, bivacco Carrick Ridge, direi. Mappa aggiornata, perfetto. Ok, la missione l'abbiamo completata. Quindi c'è una cassa. No, lì c'è un civile. Ok, ragazzi, allora Ghost, mi prendo l'ultima cassa e poi ci salutiamo. Per Era favore, non tantissimo fare tempo che vita non brutta. facevo un video con la voce, ma preferisco farli con la voce perché comunque senza voce sono noiosi. Più che altro sapete cos'è? Che... Oh, 2000 skill credits! Buono, buono proprio, buono come il pane. E poi riesco a fare video con la voce solo quando ho più tempo. Quando ho poco tempo faccio video senza voce, insomma. Ok, allora. Mi è rimasta una siringa. Poi comunque porterò anche qualche partita a Ghost War e qualche missione della campagna storia. E oltre alle missioni a fa fazione. Poi anche qualche missione secondaria. E ok, Ghost, direi che ci possiamo salutare, scusate. E ok ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo se vi va di lasciare like e commento al video e un commento al video e iscrizione al canale. Attivate la campanella delle notifiche per sapere quando carico i video. Infine vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social network che lascio in descrizione e sul banner del canale. Trovate tutto sia in descrizione che sul banner del canale. Facebook, Instagram, Twitter, Ludomedia. E poi mi pare che non sono iscritto ad altri social network. Questi sono quelli principali. E sì, vabbè, poi ci sta Twitch, però mi ci devo ancora segnare. E niente, Ghost. Thanks for watching e ci vediamo al prossimo video. Bella!